Impressionante situazione qui a Via Piana di Casoli e di Atri. Alle mie spalle gli effetti devastanti di una frana che nel gennaio del 2017 ha praticamente costretto all'evacuazione immediata di una quindicina di famiglie, una trentina poco più di persone. Guardate che cosa ha combinato la frana non solo in questa palazzina, ma anche nella palazzina dove ci troviamo, in altre 4-5 edifici più a valle. Da allora nulla si è mosso, tante promesse vane fino a questo punto, ci sarebbero i finanziamenti, ma al momento tutte le persone sono ancora in strutture di autonoma sistemazione e vogliono tornare a casa, ma al momento ancora nulla. Della vicenda si sta occupando l'avvocato Vania Della Vigna qui al nostro fianco. Insomma, ripercorriamo un po' rapidamente questa situazione, la frana del 2017 e da allora? E da allora ovviamente i proprietari di queste case mi hanno chiamata, mi hanno nominata come proprio legale per seguirli in questo iter che poi dovrebbe portare alla ricostruzione delle case. Loro sono stati strappati dalle loro case, portati in un albergo, quindi hanno perso le loro connotazioni spazio-temporali, i ragazzi hanno risentito molto di questa difficoltà e anche le persone anziane. Anziane che erano nate e che vivevano a Casoli fin dalla loro nascita, quindi sono state costrette ad andare altrove, anche in comuni vicini. E adesso hanno l'autonoma sistemazione, ma alcuni di loro stanno ancora pagando il mutuo per queste case. E la loro preoccupazione è che a tutt'oggi noi non sappiamo quando loro potranno tornare ad abitare qui, ovvero non sappiamo se saranno dati questi finanziamenti pubblici, tanto decantati, e quando è possibile, dopo la ricostruzione pubblica, partire con quella privata. E appunto questo è l'aspetto, si è detto tanto, si è detto di finanziamenti da Roma già pronti, sta di fatto che qui sopra di noi c'è una strada provinciale che andrebbe rimessa in sesto e poi tutta una serie di interventi pubblici senza i quali non potete in qualche modo agire. Sì, noi ci siamo rivolti al sindaco perché il sindaco è il capo della collettività, è il capo della protezione civile locale. Il sindaco ha chiamato i responsabili regionali, la protezione civile regionale, è venuta la protezione civile nazionale, quindi abbiamo partecipato su invito del sindaco e anche della regione Abruzzo a delle tavole di trattative, però a tutt'oggi noi non vediamo ancora nulla di concreto. E, insomma, queste famiglie stanno qui, oggi sono qui tutti, quasi tutti, a aspettare risposte concrete che però non ci sono. Sì, la situazione è veramente insostenibile perché non sanno proprio quando potranno cominciare quantomeno a ricostruire e questa è una situazione di grave incertezza quotidiana. Voglio dire solo una cosa, se qualcuno... a qualcuno è rimasto un po' di coscienza, ci stanno prendendo in giro perché noi leggiamo sui giornali che hanno stanziato dei soldi e noi ancora non vediamo niente. Le istituzioni sono già venuti qua, c'è venuto pure il presidente della provincia, vengono, guardano, se ne vanno e non sappiamo poi più niente, leggiamo solo sui giornali, però non si vede nulla, il nostro comune non sa niente. Non sappiamo più cosa pensare. Dove abita lei adesso? Io adesso abito un altro appartamento in periferia, però ecco, con questo non è che risolviamo il problema, si devono dare una mossa. Io sono la figlia di due condomini di questa palazzina, anziani duramente provati da questa situazione, perché lavorare una vita, rimanere senza nulla è veramente brutto. Adesso loro sono sbattuti da una parte all'altra perché non hanno ancora una casa, non sanno dove andare, sono molto delusi, arrabbiati, stanchi. Speriamo che qualcuno ci aiuti, perché adesso dobbiamo solo sperare, perché visto che sono tutte promesse, false promesse alla fine, perché non sono neanche promesse, speriamo che le istituzioni, chi di dovere, ci dia una mano, perché ne abbiamo veramente bisogno.
c'è anche un trauma psicologico abbastanza importante, no signora? Lei ci raccontava dei suoi figli. Sì, sì, mia figlia l'ho dovuta portare da uno psicologo perché prima siamo stati 4 mesi in albergo e lei ovviamente non riusciva a superare questa cosa e quindi insomma è stata dura veramente. Ma per di più, ecco, io concordo con le altre perché insomma le istituzioni si devono dare una mossa, perché veramente siamo stanchi di promesse, ecco, parole, fatti non ci sono. E, insomma, si mettono veramente una mano sulla coscienza, perché perdere una casa dopo 20 anni di mutuo, di sacrifici, adesso sto pagando l'affitto nell'autonoma sistemazione, insomma. Ecco, tra l'altro c'è questo aspetto, lei paga il mutuo e l'affitto. Esatto, quindi è pesante la cosa, abbastanza pesante, mi raccomando, guarda le istituzioni, la regione soprattutto, di fare qualcosa, di darsi una mossa. Sono il nipote di una persona che abita qui, di 85 anni, che purtroppo tutti i giorni vuole ritornare su questo condominio per rivedere la sua casa, che per 25 anni è stato il suo luogo di vita, dove purtroppo lei non potrà tornare e dice sempre che purtroppo lei forse non rivedrà la sua casa. Questa è la cosa che ci dispiace, che purtroppo ci lascia interdetti, è questo, diciamo, allontanamento delle istituzioni verso i singoli condomini e vedere questo cantiere che comunque promesse ma senza nessun movimento, senza nessuna attività concreta, questo ci preoccupa fortemente. Quindi ci appelliamo a tutte quelle che sono le istituzioni al fine di poterci tutelare in qualche modo. Lei dove abitava? Abitavo sempre qui nel condominio con mia moglie e mia figlia, adesso ci siamo sistemati a casa di mia nonna e niente, come hanno detto altri condomini qui, speriamo di risolvere questo problema al più presto, le istituzioni si possono muovere al più presto e tornare a casa nostra. Ecco, il giorno della frana lei dove era? Dov'ero? La frana ovviamente si è mossa lentamente, non è accaduto tutto in un giorno, però ecco, in quei giorni drammatici, insomma, come li avete vissuti? Li abbiamo vissuti tristemente perché vedevamo metro per metro scivolare tutto qui nei dintorni e avevamo molta paura per la casa, e alcuni giorni dopo questa casa è venuta un po' a barcollare un pochettino e il sindaco giustamente ci ha dato l'ordinanza di sgombero, siamo stati dirottati in albergo. E siamo stati, diciamo, benissimo, però non è la nostra casa. Non so più come si può fare, non so più. Un sacco di promesse, però non vedo niente io. Insomma, un anno vissuto così pesa anche molto nella testa soprattutto, no? Soprattutto, sì, ma testa e anche soldi. E solo promesse finora, basta. Io ho un appartamento qui, però ci abita mia madre, che adesso l'ho portata a casa mia. Essendo una vecchia di 88 anni, sai, non è che si abita tanto facilmente. Purtroppo c'è un po' di problemi pure psicologicamente, perché lasciando la sua casa non è facile. Purtroppo noi diciamo che si è fatto tante chiacchiere fino adesso, però purtroppo i risultati fino adesso è zero. Speriamo che noi non molliamo, insomma, che speriamo che finché che non vediamo i risultati noi andiamo avanti, questo è poco sicuro. Speriamo che qualcuno si faccia avanti e ci dia una mano, perché è una cosa primaria questo, non è, penso, speriamo che si risolve questo problema. Terrei un attimino a dire un po' la storia di questa frana, perché non è una frana, diciamo, nata così per caso, è stato fatto uno studio sia dal Dipartimento Scienze della Terra dell'Università di Firenze, qui c'è stato il CNR, il capo della Protezione Civile, l'allora capo Curcio, la Regione Abruzzo, la Protezione Civile della nostra regione. Abbiamo anche nominato noi come Comune di Atri un geologo che per 3 mesi ha monitorato l'intero versante con apposite strutture e il risultato
risultato finale, che trattasi di una riattivazione dovuta appunto agli eventi atmosferici di una paleofrana, quindi un qualcosa che negli anni, nei secoli, insomma, era esistente, insomma, in questa zona. E quindi diciamo che abbiamo tutto, abbiamo la storia di questa frana, un versante lungo 250 metri per 80 metri di lunghezza e ha una profondità di 8 metri, quindi abbiamo tutto quanto già. E in base a questo studio, diciamo che lo studio di ingegneria, sempre incaricato dal comune, ha già predisposto tutti i progetti preliminari atti appunto ad essere inseriti sul sistema nazionale, quindi diciamo che siamo pronti veramente per iniziare. Noi vorremmo iniziare subito perché, attenzione, qui non è solo una frana esistente su un piccolo versante, ma abbraccia una parte del centro abitato di Casoli, e il monitoraggio è stato fatto appunto per questo, per vedere se anche il versante interessato potesse essere causa nel tempo di quello che è accaduto. Pare che tutto questo, insomma, non sia in pericolo il centro abitato, però, come diceva, se non si attiva immediatamente, stiamo vedendo che in questo anno soprattutto la strada provinciale in questo ultimo periodo sta di nuovo cedendo, quindi ed è l'unica strada che ci permette di andare verso il mare e verso Atri. Quindi se questa strada subirà un peggioramento forte, noi saremo isolati sia dal mare che verso Atri, quindi la questione è veramente importante non solo per le abitazioni ma anche per il futuro di questa frazione. Quindi ci sembra di capire che oltre alla ricostruzione è necessario anche un intervento di sicurezza, di messa in sicurezza e cercare di fermare questa frana sostanzialmente. Soprattutto di tenere questo sistema che adesso non mi viene bene il termine, quest'acqua insomma che attraversa questa frazione deve essere messa in sicurezza, deve essere drenato verso valle affinché con gli eventi atmosferici non arrivi ad un livello alto e riproduce di nuovo appunto quello che è accaduto un anno fa. Prova a fare l'appunto della situazione, almeno per quel che riguarda l'intervento della Regione, il sottosegretario della Giunta con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca. Va detto che sul tema della frana, un tema generale del movimento gravitativo di quell'area, l'intervento è stato inserito nell'ambito del piano del dissesto redatto dalla struttura del commissario straordinario del governo per la ricostruzione, l'onorevole Paladi Micheli, ed attualmente in fase di approvazione da parte della struttura medesima. E questo dato il presidente D'Alfonso lo ha comunicato qualche settimana fa, ormai nel momento in cui si ebbe la notizia. Chiaramente va affrontato il tema sotto un profilo di carattere generale, complessivo, ovvero che includa anche la tematica del rialloggiamento, se si tratterà, come immagino, di un tema legato alla delocalizzazione dei fabbricati interessati, rialloggiamento delle famiglie in edifici idonei e adeguati. E su questo tema si sta lavorando per cercare di trovare una soluzione compatibile sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che economico-finanziario. Resta però la situazione di incertezza, con il cerino acceso lasciato nelle mani del sindaco di Atri, Gabriele Stolfi, che da una parte deve fare i conti con le giuste pressioni degli sfollati e dall'altra con le notizie di fondi già a disposizione, ma di cui lui in qualità di primo cittadino non può ancora né formalmente né concretamente disporre. La frana di Casoli è una frana estremamente grave che è a ridosso del centro abitato e se non si interviene subito si rischia che altre case vengano interessate da questo fronte franoso. Qui bisogna urgentemente intervenire. Noi già abbiamo parlato con la Protezione Civile, abbiamo fatto una serie di progetti a lotti omogenei che dovrebbero iniziare immediatamente proprio per mettere in sicurezza intanto il fronte frana ed evitare che altre case, come dicevo in precedenza, vengano interessate da questo smottamento. E poi bisogna prendere assolutamente una decisione se ricostruire, delocalizzare, ricostruire in loco, ma insomma dare una risposta a questi cittadini che vedono insomma bruciati i sacrifici di una vita. Questi sono senza casa oramai da più di un anno e non credo che uno Stato che si rispetti, che dovrebbe essere come una famiglia, stia dando risposte giuste, perché
il tempo non ci aiuta, le condizioni climatiche, oggi ne è una riprova, stava nevicando ad Atri, qui piove ininterrottamente da giorni, le previsioni sono purtroppo in continuo peggioramento, non fanno che appunto aggravare la già precaria situazione. Qui c'è bisogno di un intervento urgente, di chiacchiere onestamente ne abbiamo sentite tantissime, di promesse preelettorali anche, e speriamo che a questi, anzi esigiamo che a queste parole, a questi articoli sui giornali seguano i fatti, perché se non abbiamo qualcosa di concreto noi non possiamo agire. E non è una questione politica, è veramente una questione sociale, qui bisogna urgentemente intervenire, ci sono le istituzioni che sono preposte a dare risposte, che devono darci delle certezze e dei tempi rapidi oltretutto di soluzione, perché qui più passa il tempo più la situazione si aggrava e chiaramente i cittadini che stanno qui con noi non possono che sentirsi abbandonati, ecco, non mi sembra la situazione ideale. Sicuramente noi come comune siamo disponibili ad accelerare qualsiasi procedura, ma chiaramente dobbiamo avere i mezzi e le carte necessarie per poter agire. Perché sono stati annunciati questi finanziamenti da Roma? Annunciati sì, ma nel concreto, anche perché molti le tirano la giacchetta, come si suol dire, però lei in mano non ha nulla. No, è paradossale che insomma c'è stato un articolo sul giornale con cui mi dicevano, adesso non dico chi, ma insomma chi ci ascolta sa a chi mi riferisco e al partito politico di riferimento, che mi diceva che dovevo essere io ad accelerare i tempi. Ecco, io vorrei accelerare tantissimo i tempi, lo dico pubblicamente, quindi anche a rischio di smentite, ma dovrei avere un pezzo di carta e quindi un finanziamento che mi permette di agire, perché altrimenti farei un illecito che oltretutto non avrebbe nessun seguito, visto che se non ci sono i soldi le ditte non inizierebbero i lavori. Abbiamo fatto già il progetto, ci sono i tecnici incaricati che da mesi hanno già tutto pronto, siamo stati più volte in protezione civile, è stato messo su Rendisi i progetti a lotti omogenei con i vari stati di avanzamento. Ci mancano i soldi, quindi insomma, se ripeto, a quelle promesse a cui io voglio credere in assoluta buona fede, voglio sperarlo, non seguono fatti concreti, tutto il resto è fuffa. Cioè, voglio dire, se qualcuno si permette anche il lusso di dire che adesso è il sindaco che deve accelerare i tempi, voglio dire, posso anche sopportarlo una baggianata di questo tipo, ma se non arrivano i soldi noi non possiamo fare niente, e credo che la presenza qui dei cittadini non possono che confermare questa cosa. A oggi noi non abbiamo nulla che abbia un vago sentore di finanziamento, quindi noi in questo momento non possiamo agire. Noi quindi facciamo un appello a chi in questo momento comanda le varie istituzioni a tutti i livelli fino a Roma: dateci la certezza di questo finanziamento e noi vi garantiamo che in tempi rapidissimi, secondo legge chiaramente, tutto quello che possiamo fare per accelerare, noi daremo seguito a quel finanziamento con progetti, gare e inizio lavori. Avevamo anche chiesto un aiuto alla provincia, perché c'è, il primo lotto era quello del drenaggio della strada provinciale sopra la frana, perché era importante appunto drenare le acque in modo da evitare ulteriori danni. Non abbiamo avuto risposte, anche se l'assessore Mazzocca aveva garantito che un finanziamento regionale alla provincia poteva essere utilizzato per un primo intervento, anche lì risposta nulla. Quindi continuiamo ad avere visite, continuiamo ad avere articoli sui giornali, continuiamo ad avere promesse, ma in concreto non abbiamo niente. Ecco, direi che non è questo il modo di far politica, non è questo il modo di amministrare la situazione. Chi ha compiti di governo prendesse in mano la situazione, ci desse risposte concrete, andasse a Roma, ritornasse a Roma, ci facesse avere questo benedetto decreto con il finanziamento, a quel punto sì che sarà compito del comune, se saremo noi poi la stazione appaltante, perché non è detto che il governo può decidere anche che sia la regione piuttosto che la provincia, piuttosto che il genio civile. A noi non interessa, interessa soprattutto che i cittadini abbiano delle risposte immediate. Poi chi fa i lavori, chi fa la gara, onestamente proprio non mi interessa. L'importante è che ci siano veramente fatti concreti e conseguenziali soprattutto alla soluzione del problema. Thank you.